Allora, la scorsa volta ci siamo salutati dopo che Clive finalmente ha accettato se stesso, ovvero ha accettato Ifrit dentro di sé, e quindi finalmente possiamo sfruttare anche la forza di Ifrit. Dobbiamo parlarne con Sid. Abbiamo anche deciso al tempo stesso di unirci alla causa di Sid dopo quello che hanno fatto al villaggio vicino diciamo a Castel Fenice. Dopo che tutti quanti erano stati gentili nei confronti di Clive, si è scoperto che Kupka, ovvero Titano, ha scoperto della morte di Benedicta e quindi in un modo o nell'altro vuole vendicarsi. Quindi ci stiamo avvicinando anche a sbloccare Titano tra le nostre vocazioni, e Titano vuol dire Perry. E lì ci divertiremo. Allora, innanzitutto una cosa che volevo fare era cambiare un attimo, ecco, questo e mettere acrobazia crudele. Oddio, posso mettere anche un dado incandescente su... Ah! Ah, ma perché l'ho masterata! Ah, quindi quando tu riesci a masterare una tecnica, la puoi utilizzare anche con un'altra summon. Oddio. Oddio, cosa mi stai dicendo? Quindi vuol dire che io mi posso personalizzare poi il Perry e mettermelo praticamente ovunque. No, vabbè, sto impazzendo, ragazzi, sto impazzendo. Niente, è finita. È finita. Ho capito dove devo accumulare i punti e dove devo spenderli. Ho capito tutto. Ho capito tutto. Easy. Nessun problema. Va bene. Andiamo da Sid. Andiamo a vedere che cosa. Oh, c'è Jill. Possiamo continuare a scappare. O possiamo varcare questa porta. Possiamo continuare a scappare? Addirittura? No, ma non si scappa. Questo posto si fa sempre più affollato. La confusione è una benedizione. Ci sarà tempo di riflettere in silenzio dopo la morte. Saggio. Allora, avete le risposte che cercavate? Questa cosa che mi è stata data sembrerebbe un dono, o forse una maledizione, non lo so. Ma c'è una cosa di cui sono sicuro. Sono un dominante, Ifrit. E questo non posso cambiarlo. È un fardello che dovrò portare fino alla morte. Ben detto. Il perdono e di conseguenza la salvezza cominciano dall'accettazione. Esatto. A prescindere da chi siamo, è una via che tutti devono percorrere. Sid, una volta mi hai detto di voler creare un luogo in cui la gente possa morire alle proprie condizioni. Esatto. Ci ho riflettuto su. Perché non un luogo in cui poter vivere alle proprie condizioni? Per 13 anni la morte mi ha ossessionato. Non ho fatto altro che uccidere e non ho mai considerato le vite di quelli intorno a me. Vite che ora vedo non erano degne di essere vissute. Che siano portatori o mendicanti, quasi tutti marciano verso la propria fine, senza sapere che anche loro meritano una possibilità. E io non posso più ignorare la loro sofferenza. Dunque, espiazione, eh? Oh! È la risposta che abbiamo trovato. L'unica che ci occorre. Mi aspetto che facciate la vostra parte. Puoi contarci. Molto bene. Con un po' di fuoco e di ghiaccio, il mio piano potrebbe funzionare.
Na, 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 na. Belli grossi. Ci infiltreremo nella capitale imperiale. E faremo visita alla madre. Quindi direttamente nell'impero di Sunbreak. Ecco, vediamo cosa è successo nel frattempo. Che bella la struttura, no, questa è proprio gotico 200%. Tana del drago bianco. E l'ultima fattoria rimasta nelle province orientali è stata inghiottita dalla piaga. Senza i raccolti sarà difficile riempire i granai prima dell'inverno. Se ci sarà ancora una capitale, il nero continua ad avanzare mentre parliamo. Eppure non fate altro che vociare e vantarvi. Vostra radiosità. Ah, l'imperatore. Scusa, ma sarebbe Alexander? Ma non è un drago. Se è di terre fertili che l'impero ha bisogno, basta guardare a sud. Oh, se intendete le proprietà del dominio cristallino, siamo vincolati da accordi reciproci, è uno stato neutrale e abbiamo giurato di rispettare i suoi confini. Signori, e abbiamo giurato di affamare il popolo. Beh, ecco, io credo che bisognerebbe... Beh, sì, cioè, un attimo, ma non so se sia così, sì, cioè... I cancelli di Oriflamme cedono sotto il flusso dei rifugiati in fuga dalla piaga. Se non c'è grano per nutrire chi vive fra le nostre mura, io mi domando come riusciremo a sfamarli. Ma invece di impegnare le vostre menti con questi problemi, non fate altro che litigare su un nemico oltremare, mandando migliaia di nostri soldati al macello. L'impero sanguina e voi ve ne state seduti qui a blaterare come delle comari. E osate definirvi leader imperiali. Oh, ma come? Incredibile, mi pare. Non riesco a capire. Sunbreak non è nulla senza i suoi cittadini. Noi siamo i loro servitori. Se le loro terre gli vengono strappate, è nostro dovere andare a reclamarne di nuove. Ma radiosità, non parlerete di una guerra di conquista? È ciò di cui parlo, invece. È giunto il momento di espandere il mio dominio. Così vuole la somma Grigor. È finita la pace, dunque. Ci saranno tumulti. In tal caso dobbiamo distrarre i cittadini. Ma quanto ci costerà? Cosa faremo con le legioni? Dovremmo mobilitare i Firn. Qualcuno dovrà pure affrontare i Dalmec. Non vi trattengo oltre. Avete tutti molto da fare. Cioè, lui ha deciso. Così. Se l'è pensata. Bah, ora invadiamo tutti. Minchia. E quindi è lui che ha sposato Annabelle. Ma non si è vista ancora lei. Dove si trova mio figlio? Il Lord Principe attualmente si trova nello stretto di Auta. Se volete, posso richiedere che torni immediatamente alla Sacra Capitale. Non sarà necessario. Ditegli piuttosto di curare le sue ferite. Ah, suo figlio è Bahamut. Giusto. Forza di Bahamut. Esatto. Come desiderate. Ecco perché il regno del drago bianco. Perché, vabbè, in teoria Bahamut non è bianco, però sì, è comunque un drago. Il bianco è rappresentato dal fatto che loro sono un sacro impero. Forse ho capito male. Vorresti dirmi che i cristalli madre sono il motivo per cui il mondo sta morendo? Ma sei impazzito! Me l'hanno già chiesto altre volte, ma no, questa volta no. L'abbiamo visto con i nostri occhi. Distese spoglie al posto di pascoli verdi. Terre private di così tanto etere che nemmeno i topi ci vivono più.
ma dove va a finire? Ho cercato le risposte per anni, finché non ho visto ergersi i cristalli. Gli stessi cristalli che preghiamo, perché ci danno la benedizione. Bene, senti. Prendi questo. Come ci permette di evocare la magia? Risposta assorbendo l'etere dall'aria. E da dove vengono i cristalli? Beh, è facile. Si estraggono dai cristalli madre. Sono la stessa cosa, anche se questo entra più facilmente in tasca. Ma i cristalli madre sono enormi, alcuni quanto delle montagne. Capisci il problema? Immagina quanto etere possa assorbire qualcosa di quelle dimensioni. Su dove vada a finire, beh, non posso sapere tutto. Ci insegnano che i cristalli sono divini, che l'etere è un dono dei cieli. Per molti secoli, le nazioni si sono battute e sono cadute per questo. Se quello che dici è vero, perché nessuno se ne accorge? Perché non gliene frega nulla. Forse è una verità scomoda. Infatti. Per chi è che è scomoda, di preciso? Per i piani alti? Per gli dei stessi? Quindi vuoi fare qualcosa per i cristalli? E poi? Niente più aiuto a portatori e dominanti. Non ho detto questo. Ho fatto una promessa e la manterrò. Ma se continuiamo in questo modo, il destino del regno è segnato. Beh, è normale, eh? Perché comunque i cristalli assorbono. Non possiamo liberare i nostri fratelli. L'energia dalla terra, ecco. A causa della piaga. Non se vogliamo creare un luogo dove si possa vivere alle proprie condizioni. Vanificherebbe il nostro scopo. Quindi, dobbiamo scardinare completamente il vecchio mondo per crearne uno nuovo. Cioè, dobbiamo distruggere i cristalli, praticamente. Che ne dite? Siete con me? Credo sia arrivato il momento di ripagare la tua fiducia. Bastava anche un semplice sì. Ma in ogni caso è bello avervi a bordo. Certo, loro sono tre dominanti comunque, eh? Cioè mica pizze e fichi. Cioè sono pur sempre tre dominanti. In che cosa mi sono cacciato? Oh, servirà ben più di qualche pozione per questo. Side quest. Nuovi oggetti al pegno di Caron. Nuove istruzioni per la forgia. Ottimo. Quindi qua non badare a me. Necessitiamo ora di fare tanta bella robetta. E intanto andiamo dal fabbro. Forse posso fare l'arma quella di Ifrit, visto che mi ha dato la scheggia infuocata, giusto? Non vedi che sono impegnato? Madonna mia, quanto che sei... esatto, lingua di fuoco. Guarda che bella. Modestia a parte, davvero niente male. Queste ancora non mi danno niente di che. Queste hanno potenziato ancora niente. Alla prossima. Infatti, vedi la lama di Ifrit. Guarda che bella, che figata, tutta rossa in tinta. È in pandan praticamente. È perfetta per me. Allora, andiamo a vedere queste side quest nel frattempo. Così iniziamo a riscaldare un po' l'ambiente. Ok, side quest non ne abbiamo più. Ok, Caron, dimmi tutto. In quale angolo del regno dimenticato dagli dei ti sta trascinando Sid stavolta? Oriflam. La sacra capitale? E che cosa dovresti andare... Anzi, a pensarci bene, non voglio sapere. Madonna, io ora mi immagino la reazione di sua madre quando lo rivede a Clive. Perché lì dovrebbe starci anche sua madre adesso.
Soffio del fuoco, ondata incandescente, etere del fuoco residuo che non essendosi dissipato riduce di 2.7 secondi il tempo di ricarica di ondata incandescente. Oddio, questo non è male. È quasi regalato, lo sai? No, non l'equipaggio, ma adesso lo vediamo. Infuso cuor di leone. Riempie gradualmente la barra della trascendenza per 30 secondi. Vabbè, compriamoli. Tanto non li userò mai, ma è giusto per averli. Allora, abbiamo roba che si può vendere? No, siamo poveri come la merda, ok. A proposito di Oriflame, ho sentito che le rotte commerciali a sud hanno visto un raddoppiamento del traffico. Se vuoi sapere come la penso, c'è qualcosa che puzza. E non sto parlando del tè imbevibile di Taria. Perché non passi un attimo da Otto? Va bene. Da 8, e che vuole? Allora, intanto io volevo vedere un secondo 15% danni di lacerazione. Ecco, questo aumenta i danni di ondata incandescente. Ma io a sto punto levo i danni per mettere la ricarica, così almeno si ricarica più in fretta e lo posso spammare più in fretta. Preferisco la ricarica piuttosto che il danno. Tanto il danno lo facciamo comunque. Su, siediti, Clive. Otto, dimmi. Quindi pensate di farlo davvero? Sid parla di abbattere un cristallo madre da che lo conosco. Pensavo fossero solo parole. Da solo gli veniva difficile. Presto andremo nella. Ma adesso siamo in tre, però. Siamo tre dominanti, tra l'altro. Non c'è mai stato momento migliore. Quindi. Sembra che gli scontri con i realisti non abbiano fermato l'irrefrenabile ardore di Sylvestre. Le sue legioni sono di nuovo in marcia, stavolta verso sud. Un'altra guerra? È quello che comanda la Somma Grigor. È una signora abbastanza sanguinaria. Gli dèi sono fatti così. Ma questa volta potrebbe volgere a nostro favore. La guerra genera il caos. Sulla linea del fronte e nelle strade. Con un buon vento alle spalle, un pugno di pochi di buono potrebbe riuscire a infiltrarsi tra i vicoli di Oriflame senza problemi. Il vero problema è raggiungere la capitale. Minchia. Il posto di blocco. Sarà un casino. Esatto. Chiunque entri o esca da Oriflame è costretto a passare da Piana Nord. Ma per fortuna io potrei conoscere un modo. È un altro sigillo? Questo. Beh, no, non quello. Quello è per avere un'udienza con la dama. Ed è la dama che vi farà attraversare Piana Nord. Domani le invierò uno Stolas per avvertirla. Ci conosciamo bene e simpatizza per la nostra causa. Sono sicuro che andrete subito d'accordo. Bah, speriamo. Sì, molto gentile, ma chi è questa dama e dove posso trovarla? È la fiera proprietaria della casa di malaffare più rinomata di tutta Piana Nord. Il Velo. Ed è una donna speciale, se sai cosa intendo. Una donna. Chiaro. Vabbè, col tuo fascino. Sta attento a non accecarla con il tuo fascino. Eccolo. Mi aspetto un rapporto estremamente dettagliato quando tornerai da lì. Vabbè, ma lui ha Jill, dai, non si permetterebbe di fare il cascamorto. E tu? Che vuoi? Rapporti dei collaboratori sbloccati. Ah, una nuova meccanica questa. Rapporti dei collaboratori. I rapporti dei collaboratori sono ora visualizzabili parlando con Goethe al bancone dei rapporti dei collaboratori nella mensa del rifugio. Questi rapporti stilati dagli spezza maledizioni contengono informazioni sulle missioni attualmente disponibili a Valistea. Ah, ecco, vedi? Quindi mi dice quali missioni ci sono in giro. Immagino che sia tu. Però non ci posso. Ah no, ci posso parlare? Vediamo. Ah, sei il nuovo arrivato, eh? Gott, al tuo servizio. Al servizio del rifugio, in realtà. Otto mi ha ordinato di leggere i rapporti inviati dai nostri alleati e individuare i problemi che potrebbero richiedere l'attenzione degli spezza maledizioni o di altri volontari. E i problemi non mancano certo, credimi. Ma immagino che non ci sia bisogno di dirtelo. Scommetto che un ragazzone armato come te è circondato da persone che gli chiedono aiuto a ogni piasso spinto.
A ogni modo, se ti interessa dare un'occhiata alla lista, devi solo chiedere. Ah, quindi tu mi dai altre side quest, vedi? Esatto. Dicono che un atto di gentilezza sia così gratificante da non richiedere ricompense. Ma se questo non basta a smuoverti, ci sono delle vere e proprie taglie. Oh! Le taglie? Io? Io faccio quello che mi dice Otto. Diciamo che sono il suo braccio destro. È un capo severo, ma non quanto il mio precedente padrone. Quando quell'uomo mi ha pestato a sangue e mi ha gettato in strada a morire, è stato Otto a trovarmi e ad accogliermi. Come la vedo io? Per come la vedo io, gli sono debitore. Così lo aiuto a gestire i registri e a leggere i rapporti che ci arrivano dai nostri lati sparsi per i gemelli. E se sembra che qualcuno abbia bisogno del nostro aiuto, scrivo una nota per indirizzare i volontari sulla giusta strada. Che ne dici? E allora che ne dici? Vuoi aiutarci? È il modo più facile per rendere il cipiglio di Otto un po' meno cipiglioso. Ok. Ecco qui. Ah, vedi, ci sono nuove... Trovare nuove missioni. Usa i rapporti dei collaboratori di Goethe non solo per trovare nuove missioni a Balistea, ma anche per raggiungere immediatamente l'obelisco più vicino alla loro posizione. Andiamo avanti. Bene, bene, bene. Qualcuno qui ha fretta. Eseguo gli ordini. Buffo, non mi sembravi proprio il tipo. Non tutti sono obbedienti come te, Gav. Eh? Bella giornata per una bravata, non credete? Siamo tutti qui? In realtà Gav non verrà. Soltanto noi tre, allora. Testa di Drago è il fulcro dell'impero. Sì, Oriflamme nel caos, ma non per questo si può varcarne i cancelli con un esercito. Meno siamo, migliori saranno le probabilità di passare. Se il piano dovesse fallire, beh, abbiamo sempre i nostri Aikon. Madonna mia, te lo immagini scatenare? Di non farcela. Ifrit sembra ancora andare e venire come vuole. In genere la manifestazione viene naturale ai dominanti. Però tu non sei un dominante qualsiasi. Beh, ha pur sempre la benedizione della Fenice, no? Senza contare che ha risucchiato Garuda. E tra l'altro, ve l'ho mai detto che una volta era il miglior scudo di Rosaria? Lui potrebbe aprirci la strada per la capitale, se fosse necessario. E tu come fai a saperlo? Cerchiamo di non scoprirlo. Troviamoci a Piana Nord tra qualche giorno. Se viaggiamo separati, non ci noteranno. Comportatevi bene. Addirittura lui era il miglior scudo di Rosaria. Guarda, te lo auguro sinceramente di riuscire nella tua impresa. Anche per una soddisfazione personale. Quindi ci incontreremo a Piana Nord. Ma troverò Sid e Gir prima che questa dama trovi me. Allora, noi ci possiamo teleportare? Perché... Ecco, vedi? Ah, da qua ci possiamo passare adesso? Allora, provo a teletrasportarmi qua io. Allora, andiamo di qua. Facciamo una roba... molto easy. Guarda che bello quello col ciocobino. Effettivamente dovrei vedere anche che fine ha fatto il mio ciocobo. Madonna mia, disintegrati proprio. Ok. Ah!
Afferralo, ma porca troia. Oh. Ecco. Afferralo. Ma quella torre non era più alta. È vero che qua effettivamente noi adesso ci possiamo passare, perché qui prima c'era il posto di blocco degli imperiali. Ora invece gli imperiali li abbiamo buttati fuori, quindi qua è tutto per noi. Oh, ci sono gli zoo? Cosa sono quelli? Oddio, sono velociraptor. Un raptor veramente? È un velociraptor veramente. Madonna mia. Ma più che altro io voglio sapere, ma cosa c'è là? C'è qualcuno? Ah, no. Mi sembrava ci fosse qualcuno. Ah, ecco, c'è una lince che giustamente stanno cacciando. Che bella anche la rappresentazione tipo della natura, no? Con i raptor che vanno a caccia. A combattere è divertentissimo. Il combat system è troppo divertente. Una volta che ci prendi la mano e inizi a concatenare le combo, eccetera, diventa stupendo. Là c'è un oggetto. Boh, andiamo. Ciao Angel. È finita. È finita. È finita. Incazzato come mostri proprio. Destinazione missione nelle vicine. Oddio, ma c'è qualcosa. Ma era a nord del posto di blocco. Oddio, ma quello cos'è? Avvoltoio. Spero che la dama abbia amici. Che lo posso agganciare da qua? Addirittura? Siamo in fretta. Addio. Pensavo fossero più forti. Zanna affilata. Vabbè, c'è da dire che comunque gli oggetti che si trovano nelle mappe non ce ne sono oggetti importantissimi al momento, tranne un paio probabilmente nei forzieri. Però tipo gli oggetti che si trovano a terra sono oggetti molto comuni, almeno per ora. Allora, dobbiamo cercare la dama, quindi questa mi sa che è una zocco. No. No, non credo che sia una. Possiamo confiscare qualsiasi oggetto che desideri. Vini rossi, bianchi, birre, idromele, sidri. Ah, lì c'è il negozio. Pesce fresco, è una lombata di. Cosa c'è in questo? Eh sì, sembrava una specie di piccione gigante. Ah, ecco, vedi, qui abbiamo l'obelisco. Che cosa posso fare per te? Lama di Gaia? Ma la lama di Gaia già ce l'avevo. Ecco, qui ovviamente tutte le musiche. Addirittura se li perdi li aggiungono al negozio. Cioè praticamente non puoi perdere nulla. Sono qui.
Ah, eccola la dama. Si vede che è una dama. Intesa come dama. Tutta griffata. Avete un momento? Un momento? Dubito vivamente che tu possa permetterti il mio tempo, marchiato. Errore mio. No, mio. A pensarci bene, non hai quell'odore da marchiato quale sei. I fiori. Otto sa sempre come farmi felice. Più di quanto abbia mai fatto Sid. Aia. Tu pensi di potermi fare felice, Clive? Tu sei la dama. Che ne dici se lasciamo questi nomi così impersonali ai clienti che non mi piacciono quanto te? Aia. Tu, Clive, puoi chiamarmi Isabel. Otto giura che posso fidarmi di te. Perché posso fidarmi, giusto? Sì, ma c'è Jill, fate attenzione. Sì, puoi fidarti di me, ma perché dovresti aiutarti? Perché è quello che facciamo. Tempo fa Sid mi ha aiutato quando nessun altro l'avrebbe fatto. Io non l'ho mai dimenticato. Senza di lui non sarei qui dove sono oggi. E allora mi impegno anch'io a fare lo stesso quando è possibile. Il che ci porta qui. Davanti all'ultimo ostacolo. Si dà una figlia comunque. Io non vorrei che. Tra te e qualunque cosa cerchi nella sacra capitale. Non vorrei che lei. Non, cioè, non, non credo, le però. Le guardie lasceranno passare indisturbato un portatore senza padrone. A meno che. A meno che. Beh, a meno che non si presenti con la sua padrona. Aia. Sì, sarà un vero successo. Ma mi aspetterò un piccolo favore in cambio. Aspetta, quale? Dopo te lo dico. Poi ne parliamo. Jill, vedi che Jill. Allora, io non vorrei essere nei panni della dama in questo momento, perché cioè, la dama va bene, ok, si vanta, tutta bella, figa, tutta griffata, ma io ti dico che Jill è una dominante, e Jill è la dominante di Shiva. Cioè, se tu vuoi metterti contro la dominante di Shiva, secondo me sono cazzi amari, anzi cazzi gelati, se volessimo dirla tutta. Però ok, cioè va bene, scegli tu, io non. Che cosa diavolo fai? No, non possiamo far pensare che il mio marchiato sia disobbediente con me. Chi me l'ha fatto? Non era mio padrone, neanche tu. Ma è vero che non posso nasconderlo. Quando l'hai ottenuto, quel marchio non ha fatto altro che toglierti. Ma oggi, per una volta, ti darà esattamente quello che vuoi. Ghiaccioli per diabetici. Esatto. Step on me, praticamente, vuole fare. Tornate già al velo? Certo, mio caro. Ci dobbiamo preparare a darvi il benvenuto. E lui chi sarebbe? Oh, la mia nuova scorta. Le strade non sono sicure per una donna con tutti questi realisti. Non sfruttatelo troppo. Beh, veramente questo dipende anche da voi, no? Ci vediamo al tramonto. Ehi, aspetta. Aia. Un altro cazzo di marchiato. Fortuna per te che sei con la dama. Sparisci dalla mia vista, feccia. Madonna mia. Tu lo sai che con un pugno potrebbe farti arrivare alla capitale, praticamente. No, vabbè. Non è andata così male.
non è andata male. Mi potevano riconoscere. Ma non è successo. E anche in quel caso, comunque non avrebbero fatto nulla. I gentiluomini della guarnigione sono tra i miei migliori clienti. Abbiamo un compromesso. Tra te e me. Ale. Ora, se hai intenzione di seguirmi, parleremo meglio al velo. Visto le donne, che potere che hanno. Che avevano. Che non abbia molta scelta. E che hanno. Il potere. Ma io ho un giretto qua intanto. Clive secondo me sta facendo finta di non capire sti doppi sensi, perché lui ha paura per sta matrona qui, se Shiva dovesse scoprire qualcosa. Vedi, là ci sono degli oggetti. Perché se qua Shiva... Che qua veramente diventano ghiaccioli senza zucchero. Madonna, guarda che bello tutto qua. Ma che figata. Eccola la capitale. Con questo... Cioè, oddio. Io la identifico come stile gotico comunque la costruzione, perché tecnicamente lo stile gotico, a parte che riprende la forma del cristallo, vedi? L'hanno fatta, hanno fatto praticamente la struttura del castello della capitale simile al cristallo, che ha questa forma specie di triangolo allungato in questa maniera. Però sì. Sembra una costruzione gotica. E comunque le costruzioni gotiche erano così. Guarda che figata lì che fanno tutto. Cioè, guardate quanta cultura vi do. Ah, vi do anche la cultura di storia dell'arte. Cioè, dove le trovate queste nozioni su altri canali? Non le trovate queste nozioni su altri canali. Cioè, io sono un canale che vi dà cultura a 360 gradi. Oh, forzieruccio. Sangue nero, va bene. Cioè, io vi do una cultura a 360 gradi. No, non voglio venire da te, un secondo. No, la cultura ve la dà Clive, perché qua, se vi metto così, ecco, vedete, vi dà un po' di cultura. Poi se volete anche quella, ci organizziamo e facciamo anche quella, però prima cucchio un paio di sub e poi facciamo anche quello. Va bene, qui ci sono donne che si stanno... Apparta, oddio. E se qualcuno domandasse di lei, digli che non si sente bene. Matrona, sei incantevole. Anche tu, mia cara. Vuoi che ti faccia preparare un bagno? Non sarà necessario. Clive, mio caro, benvenuto al velo. Al velo, madonna, sto nome molto... Anzi, che non si chiama al pelo, che sarebbe stato un po'... Grazie per avermi accompagnato, mia signora. Sono in debito. Eccoci. L'idea è sempre stata quella, no? E poi te l'ho detto. Chiamami Isabella. Mi chiedo da dove venga tutta questa tua formalità. Di sicuro non l'hai presa da Sid. Prima dicevi che ti serve un favore. Che cosa vuoi che faccia? Io non voglio far aspettare i miei compagni. Se intendi Sid e la ragazza, non preoccuparti. Devono ancora arrivare al posto di blocco. Già, Otto mi ha chiesto di dare una mano anche a loro. Tornando alla tua domanda... Ho bisogno che trovi qualcuno per me.
una delle mie ragazze. Tatiana è sparita da diversi giorni ormai. Tatiana? Una spiegazione. Chi è Tatiana? Inizio a temere il peggio. Tatiana è l'amica mia? Quella... La no. Cerco persone. Malgrado non sia molto bravo. So che farai del tuo meglio. Oh, e prendi questo. Ah, ecco il sigillo. Quindi ora mi riconosceranno. Esatto. Spero che ti aiuterà a tenere lontani gli sguardi indiscreti da quel faccino così attraente che hai. Ora, ho alcuni impegni al boccale di ferro. Se scopri qualcosa... Perché questi nomi mi sanno tutti brutti? Il boccale di ferro. Cioè, io mi immagino una cosa... Oddio, ci sono nuove side quest. Clive, dimmi che porti buone notizie. Dipende dai punti di vista. Oh, Tatiana, avresti potuto dirmelo. Questo Yannick. I soldati con cui ho parlato pensano che si trovi a Moor. A quanto dicono, doveva parlare con un mercante della zona. Ma non spiega la sua assenza prolungata. E sicuramente tu intendi andare a Moor per scoprire la verità. Non è quello che vuoi. Sì, ma ho paura che mandarti laggiù possa fare più male che bene. La gente di Moor è un po' retrograda. Scoprirai che non amano affatto i portatori. E non si faranno scrupoli a segnalare uno come te al conestabile. C'è un uomo però a Moor che mi deve un favore. Più di uno, in realtà. Qua tutti i favori sono. Ed è occupato nelle stalle. Digli che ti mando io. Tornerò non appena scopro qualcosa. Qui sono favori su favori. Ah, qua ci sono altre due side quest, tra l'altro. Favori su favori, viene su una grande casa. Che fatica, che fatica.